Cos'è che mi interessava poi di Leonardo da giovane? Lo spirito, perché è un autodidatta Leonardo da Vinci. È un autodidatta, non ha fatto la scuola di Marsilio Ficino e di Pico della Mirandola, cioè non era nella scuola dei Neoplatonici, che era la scuola principale, più importante, aperta da Lorenzo de' Medici nei giardini di San Marco. E quindi una persona che fin da giovane ha dovuto, insomma, si è formata da sola attraverso l'osservazione delle cose, attraverso la fenomenologia, attraverso la pratica e anche attraverso le botteghe, perché la bottega del Verrocchio, ricordiamoci, era la bottega di orafi innanzitutto. E gli orafi erano potentissimi a quell'epoca, perché c'era tutta la commissione da parte della Chiesa, dei calici, tutti gli oggetti, no, liturgici. Tutti d'oro, pietre preziose. Quindi erano un ambiente molto vario anche da un punto di vista delle tecniche, non c'era soltanto il disegno, la pittura e l'affresco, e la scultura e la vita di bottega. Penso che ci siano dei libri su questo argomento, è molto interessante da questo punto di vista. Questo è un altro gadget che ho qua, ripeto. Ci sono varie cose che ho fatto proprio per alleggerire anche un po' il tema. Questo, mi metto il cappellino qua, ci abbiamo la cinepresa. Il tema, da un punto di vista dell'espressività e del carattere della persona, è che Leonardo. Non era un era un personaggio serio, indubbiamente, studioso, eccetera, però, ripeto, autodidatta che seguiva tante correnti, ha seguito anche persone come Luca Pacioli, un matematico che ha insegnato all'Università di Pavia, seguiva persone proprio per imparare, a parte l'anatomia e tutto, non era l'unico, che faceva questo tipo di studi, non era l'unico che disegnava ingegneria militare, eccetera. C'era Giovan Battista, mi ricordo, Martini, c'erano molti ingegneri all'epoca, soprattutto a Milano all'epoca di Ludovico il Moro, però era l'unico che aveva un eclettismo e una capacità anche di risolvere le questioni poi nella pittura in modo straordinario. C'è un altro aspetto di questa mia ricerca, appunto quello che io chiamo lo spirito libero, proprio questo suo cercare in vari mondi, da quello scientifico a quello più visivo, artistico e artigianale, è molto importante perché c'è una capacità di spostarsi ed è quello che secondo me un artista dovrebbe fare, non soltanto geograficamente, ma nella mente. Io l'ho imparato sul campo, l'ho imparato sul campo quando ero giovane con gli artisti di Milano, quando ho iniziato, proprio la capacità di spostarsi da un argomento all'altro, da una tecnica all'altra, da un concetto all'altro, senza avere una rigidità e di dire io sono, no? Sono questo, sono quell'altro. Proprio ieri si parlava di questo al PAC, sull'identità, sui problemi dell'identità, questo trasformismo che è importante delle volte nell'arte. E anche, non solo trasformismo, ma anche uscire da se stessi, perché poi tutto sommato a me piace proiettarmi in tutti questi personaggi che non sono io poi, alla fine. Ecco, dunque, volevo aspettare, ho qualche annotazione qui, sempre sul metodo che ho utilizzato. Ecco, appunto, il 3D, avevo accennato al 3D prima, mi hanno detto di no, che non si fa da un profilo. C'è un'altra cosa interessante che ho fatto da un file. Ho provato anche a renderlo fotograficamente, cioè invece che la stampa vittoriana, che è poi un processo quasi serigrafico, ho provato anche a utilizzarlo come se fosse stato un negativo. Non ha funzionato molto bene, ma il fallimento va bene, perché il fallimento fa parte della creatività e il fallimento è fondamentale. Anzi, oggi ci sono degli studi sul cervello umano dove sottolineano l'importanza del fallimento, per cui anche i miei fallimenti sono dentro la valigia. Questa valigia, peraltro, da fotoreporter si apre. Qui c'è una piccola stampante con delle carte, si può stampare da un telefonino e qui ci sono delle serigrafie
Questi sono dei disegni miei che ho fatto e ho serigrafato, e stanno anche questi nella valigia, poi naturalmente se vengono incorniciati si stendono, vi faccio vedere. Questi sono disegni a mano libera, ecco, questo è preso da un profilo dove si suppone, ah grazie, si stenza, ecco. Queste sono serigrafie da schizzi, questa è una caricatura, io la chiamo Forensic Evidence, quello lì. Questo qua ringrazio chi ha fatto la locandina qui di questa serata, perché ha utilizzato e migliorato questo mio disegno. Cioè qui ero un po' scocciata. Mandai questo disegno a Martin Kemp e mi ha detto: questa è l'anima, sì, la mia, non quella di Leonardo, perché ero veramente disperata, non avevo più, non sapevo. Ecco, questo invece è un disegno che proviene da questo poliziotto del New Jersey, cioè l'ho fatto io, ma da una scultura che il poliziotto del New Jersey mi ha fatto frontale, riconducendosi al profilo di Windsor. Anche qui c'è una cosa spiritosa a dire. Lui mi disse un giorno: guarda, io ti faccio una scultura con la visione frontale presa dal profilo, perché l'abbiamo fatto appena adesso nelle nostre uffici di polizia per un boss della mafia russa. E ho detto: vabbè, allora partiamo dal boss della mafia russa e giriamo il volto del castello della Sanguigna di Windsor. Questo invece è un disegno mio tratto da un ritratto che è molto popolare di Leonardo della fine del Seicento. Questa è su una tavola del Seicento, è agli Uffizi, c'è il numero 17771, ma non è molto esposto probabilmente. È un ritratto che lo vedete pubblicato. Ecco, direi che vi ho spiegato un po' meno tutto. Qui ci sono queste chiavi, ci sono tutti i miei files. Poi ho dei manifestini che ho anche portato in giro a delle fiere d'arte. Anche la maglietta è stata indossata da un mio amico del Marocco, con queste magliette qua che vedete, nelle fiere l'ho mandato, andava nelle fiere tradizionali, queste fiere dell'arte, poi veniva fotografato così, insomma è un gioco, ecco un gioco. Ho fatto anche la cartolina, vedete, questa è una cartolina che ho dietro, tutto si può mandare, e così, e il gioco continuerà, perché continuerà, perché non so come e quando, ma sicuramente continuerà, anzi domani sera siamo in un ristorante, si chiama La Santeria, con Paolo Rumi, che continuerà anche lui a presentare questo gioco. E se qualcuno vuole chiedermi, farmi delle domande, possiamo forse anche approfondire altri aspetti che al momento non mi vengono in mente. Vi ringrazio. Pensi che ci sia qualche qualcuno che vuole? Allora, ringrazio Vittoria, che ci ha mostrato un Leonardo insolito, ci ha mostrato un Leonardo che solamente un artista è in grado di mostrare. Prima ho detto, appunto, gli storici approfondiscono, gli storici vanno a verificare la data, le coincidenze, la pennellata, quindi tutti gli aspetti biografici, tecnici, compositivi, eccetera. E poi, certo, danno la loro lettura. Un artista invece fa proliferare un'immagine e crea un lavoro.
Quindi noi abbiamo visto questo lavoro su Leonardo, ma in realtà è il lavoro di Vittoria Chierici che attraverso Leonardo ricerca l'identità, quindi l'identità di Leonardo ma anche l'identità dell'artista. Volevo aggiungere una cosa, mi sono dimenticata di dire che l'opera in tutta questa faccenda è la mia valigia. Cioè l'opera è la valigia di Leonardo, questo è l'oggetto finale o iniziale, insomma, del discorso, non tanto quello che c'è dentro, cioè anche quello che c'è dentro, ma è proprio questa shell, questa... E l'altra cosa che dovresti dire è quella della valigia di Kappa. Sì, esatto. Sì, ecco, vorrei aggiungere, adesso mi viene in mente anche un altro... Quando ho cominciato l'idea di mettere tutto nella valigia e di portarmelo letteralmente dietro sugli aerei così, un altro percorso che stavo facendo in quel periodo lì, ho fatto in un film che si vede online, io sono una grande ammiratrice dei fotoreporter, soprattutto quelli di guerra, non so perché, ma mi piacciono moltissimo le fotografie dei fotoreporter. E ho scoperto che nel 2007 fu ritrovata nella Città del Messico una valigia, in realtà sì, è una scatola, comunque la chiamano la maleta messicana, la maleta in spagnolo, valigia, dove hanno ritrovato migliaia di fotogrammi della guerra civile spagnola, fotografie di tre personaggi, tre fotografi straordinari, uno Robert Capa, la sua compagna che si chiamava Gerda Taro e David Seymour, l'altro fotografo americano che Capa poi non era americano, ma insomma Seymour lo era e che era con lui assieme a Robert Capa e Gerda Taro durante la guerra civile spagnola. Gerda Taro fu uccisa in uno scontro e Robert Capa poi morì, ma dopo sempre il capo di battaglia. E lasciarono, scoprirono questo materiale preziosissimo, c'è stata anche una mostra alla International Center of Photography a New York di questa valigia. È una cosa che mi ha lasciato così perplessa e l'ho presa un po' assieme a quella di Duchamp, ho detto beh, la valigia è una cosa importante tutto sommato. Questa è l'unica cosa di cui mi ero un po' dimenticata. Sì. Ecco, se volete farlo. Qualcuno vuole fare domande, quindi approfondire? Presumo di sì. Volevo anche, se vi interessa, ecco, il discorso sul ritratto poi è un capitolo complicatissimo, perché stasera cioè, ho solo accennato a questa mia avventura, piccola avventura, ma in realtà... sono partita poi a pensare al ritratto non tanto da Leonardo ma proprio da Raffaello, dalla scuola di Atene di Raffaello. Ho cominciato da lì perché 3 anni fa, nel 2016, ho iniziato questo lavoro quasi questo didattico a me stessa, cioè per imparare delle cose sulla scuola di Atene di Raffaello. Andate a vederla perché è una cosa eccezionale, un affresco che c'è alla stanza della signatura a Città del Vaticano, nelle stanze, una delle stanze del Vaticano. È interessante perché lì c'è tutto il discorso sul ritratto, a chi assomiglia a questo, a chi assomiglia a quell'altro, no? Ci sono tutti i filosofi e matematici, c'è il Pazzi ad Alessandria, che ho portato anche qui a Milano. Quindi cioè, il discorso della somiglianza nasce da lì. Grazie. Ringrazio per la vittoria che Giordano, perché è una lezione magistrale che ci ha dato Vittoria, che è un modo nomade e preciso di fare un artista, che è un po' il suo modo, la sua caratteristica. Grazie da parte di tutti. Grazie. Vediamo che fondo, a me piacerebbe fare qui con... ecco qua.